Il Ragusa, unica Iblea nel campionato di eccellenza, si appresta alla seconda partita di campionato con una trasferta in un terreno anche piuttosto ostico, quello dell'Avola, anche se la partita si disputerà a Palazzo Lacrede per l'indisponibilità dell'impianto avolese. Dopo il pareggio della scorsa settimana, il Città di Ragusa deve tirare fuori le unghie. Contro i siracusani, il tecnico Filippo Raciti dovrà fare a meno di Gennaro, espulso e quindi squalificato per un turno, ma avrà a disposizione Angelo Ascia. La società ha infatti definito il contratto con il giovane esterno di centrocampo, 20 anni, ex Gela e lo scorso anno alla Sancaltese in Serie D. Ascia dovrebbe rinforzare il centrocampo un po' debole del Ragusa. Nel campionato di promozione, esordio in casa per il Marina di Ragusa davanti ai propri tifosi. L'Aldo Campo è agibile, visto che la commissione pubblici spettacoli ha concesso l'agibilità fino al 31 ottobre, in attesa che la pratica dello stadio sia fornita di tutta la documentazione. La società ha tirato un sospiro di sollievo vista l'importanza della gara contro il Megara Augusta. I siracusani sono reduci dalla sconfitta interna contro l'Enna, ma sono squadra agguerrita di categoria, visto che molti giocatori nello scorso campionato hanno militato nel Paternò che raggiunge i play-off. Intanto la società ha messo a segno un altro colpo sul mercato. È stato infatti perfezionato il contratto con il centrocampista Giuseppe Vitale, lo scorso anno allo Sporting Eubea. Il New Modica di Mommo Carpentieri incontra fuori casa il Floridia. La squadra è carica al massimo anche dopo la vittoria della scorsa settimana per 4-0 contro il Melilli. Reduce da una vittoria anche il Frigintini, che domenica incontra il Carlentini e il Pietro Scollo. Il Santa Croce proiettato verso la gara esterna di domenica contro lo Sporting Augusta, che si disputerà sul terreno di gioco di Villasmundo. Per la formazione allenata da Lucenti, l'insidia è rappresentata più che altro, oltre che dal giocare fuori casa, dal fondo del campo in terra battuta, che non favorisce di certo una squadra tecnica come il Santa Croce.